Benvenuti in questo nuovo Vlogmas, il quarto Vlogmas di questo 2020, che è assolutamente strano e che ho il fiatone perché sono appena tornata ad accompagnare le bambine, ho fatto la scala di corsa e guardate, si vede poco perché si sta sciogliendo, ma sta nevicando di nuovo. Vi faccio vedere fuori. Allora, eccomi in postazione. In teoria non dovevo essere seduta qui sul divano a guardare video perché volevo stirare. Avevo già preparato anche l'asse, lì c'è la roba che mi aspetta, ma non riesco a trovare il ferro. Siccome l'hanno messo da qualche parte le bambine e non mi ricordo dove, aspetto, stiro oggi pomeriggio. Nel frattempo, stamattina io piego, mi metto qui e piego le calze, seduta sul divano. Con vari video delle youtuber che seguo e intanto invece qui che non si vuole far vedere c'è Gabriele che fa i compiti, ma ho messo i video perché deve solamente colorare dei disegni, quindi non c'è, cioè, non c'è distrazione, insomma. E quindi niente, quindi mi metto ad accoppiare le calze. Tanto che adesso accoppio quelle rosse, o perlomeno ci provo, ci proviamo. E volevo dirvi praticamente la situazione, lavandino sta andando degenerando, l'acqua continua, si era fermata per un paio di giorni perché non avevo fatto andare la lavatrice e poi adesso è tornata, quindi molto probabilmente è lo scarico, c'è qualcosa che non va nello scarico e poi me la butta fuori. Perciò adesso stiamo parlando un attimino con l'idraulico, cercare di capire perché dovrebbe smantellarmi tutta quanta la cucina e spaccare il muro. Il tutto con noi dentro diventa difficile, con 6 bambini non avere una cucina è un complicato. E poi comunque anche per gli altri lavori mi ha detto che farli con noi in casa è difficile, perciò adesso stiamo valutando alcune possibilità, alcune opzioni e appena so qualche cosa di più preciso, nel senso di, non dico a cose fatte, ma quasi, allora poi vi dico come abbiamo deciso, diciamo, di muoverci per risolvere questa situation abbastanza complicata. E nel frattempo devo capire come fare per le lavatrici, perché se è quella che facendo quella poi mi butta fuori l'acqua, non posso più fare le lavatrici, cioè vi rendete conto? Lascia stare, pure indietro con i lavaggi, quindi vi lascio immaginare la situazione. Perciò adesso vediamo un attimo, comunque non è una cosa di ora, ma se non se ne parla prima di metà gennaio. E niente, ho sempre Sara come mia confidente, con cui parlo, mi confronto, eccetera, eccetera. Quindi adesso, vabbè, vediamo un attimo, poi vi farò sapere. Comunque, può darsi che c'è un cambiamento, insomma, perché a parte questa situazione qui che si è venuta a creare adesso, ma poi proprio in generale. Per poter fare i lavori in casa diventa complicato se ci siamo noi dentro, anche perché sono lavori abbastanza importanti e quindi con noi dentro diventa difficile. Perciò, man mano che ci saranno aggiornamenti o più che altro, diciamo, notizie certe, vi faccio sapere, però volevo condividerlo con voi e raccontarvi un attimino meglio questo. Lì la porta del mobile è venuta giù, riusciremo a rimetterla su, eh? Forza, non demordiamo.
E niente, io continuo ad accoppiare le mie calze, a guardare i video, per ora stiamo ancora guardando la famiglia Campora. E come avete visto invece ieri sera mi sono messa sul divano con Pia che gioca, cioè Pia giocava giù e io ero sul divano e ho guardato un po' di video. Vi lascerò i link delle YouTuber che ho visto ieri sera e che è di la famiglia Campora sotto nell'info box, così se ancora non li seguite e non li conoscete potete andarli a seguire anche voi. In più vi chiedo, se avete voglia, non è che ci mancherebbe, non è mica un obbligo, però se vi va, mia sorella ha anche aperto un canale, infatti nei video che ho guardato ieri sera vedrete che c'è anche lei con Luca. E quindi magari se vi va di andarvi a iscrivere al suo canale, di guardare i suoi video, magari di metterle un mi piace comunque per supportarla. Ne sarei veramente felice, ecco, però ovviamente se volete, se no no. E qui continua a nevicare, questa volta la neve mi sembra molto più corposa, infatti si sta attaccando anche per terra. Spero che dia il tempo almeno alle bambine di tornare a casa prima di arrivare, cioè troppo diciamo nelle grane. Di mettere nelle grane il pulmino. Maurizio è in giro e diciamo che tra tutti quello che mi preoccupa di più è lui. E speriamo che. Però vedi, si sta attaccando adesso, quindi se va piano e sta attento, non ci sono grossi pericoli. Gabriele ha quasi finito il disegno Manca del. una zucca. Ah. Comunque sta facendo ancora il disegno, è di Halloween. Immaginate quanto è in ritardo con questo disegno. E comunque quando poi l'ha finito ve li faccio vedere, quando, perché ne ha due disegni, uno è quello lì della zucca di Halloween e poi ce n'è un altro, quando poi li ha finiti ve li faccio vedere. E niente, ho parlato anche fin troppo, adesso vado ad accoppiare i calzuini. Dai, spia. Guarda, ora che l'acceso, eccolo, l'acceso. Me lo dai per piacere? Dai alla mamma, guarda, guarda cosa hai fatto, guarda. Chi c'è lì? C'è Myla, ci sono Tati e Myla. Myla. E adesso guardiamo un po' i gattini. Ha già finito di accoppiare le calze. Fai la colazione, amore? È buono il panino con la marmellata. Stai seduta bene però, dai. Chi saluti? Me? Oh, siediti, dai, brava. Dai, mangia bene il panino, su. Cosa fa? Lì c'è Gabri. Dai, basta però. Sta guardando Masha e io adesso mi metto a mettere a posto i giochi qui.
questa qui si sta fermando. Io non ho scarpe adeguate al momento perché gli stivaletti ce l'avevo su e niente, quindi adesso sono uscita a prendere le bambine, Giada e Sabrina. La grinde. Hai perso, brava, hai detto nel video, complimenti, hai perso una cosa là. Non ci credo che hai preso 5. Di che cosa l'hai preso? L'italiano. Ah beh, allora è stato un 5 di compagnia. Dai, andiamo in casa. Dai Giada, perché tu non balli? Non ti fa riballare. Ehi! Guarda un po' che cosa mi ha trovato Gabriele! Il camino da mettere nella TV, così almeno crea un po'. Certo non lo lascerei così che va. Crea atmosfera, va bene, ma. Però è molto carino, veramente carino. Adesso invece questi qui li mettiamo via, questi che sono rimasti li metto nello scatolone insieme a questi qui della PlayStation 3 che non stavano nell'altra scatola e niente, così poi vado anche a pulire qui, a sistemare di nuovo e levo tutta questa robaccia e poi andiamo a preparare il pranzo. Preparando la cena, oggi pomeriggio non abbiamo fatto praticamente niente, ci siamo presa un po' così con calma di riposo e adesso ho chiamato la zia di Maurizio, abbiamo fatto 4 chiacchiere, c'è stata un'ora al telefono e niente, adesso stavo preparando la cena, ho messo su il cavolo romano, adesso vado a mettere il coperchio così cuoce a vapore e poi assieme farò degli involtini di carne e niente, quindi per stasera la cena è questa qui, poi c'è della frutta e tra pochissimo apriamo i calendari dell'avvento, oggi siamo un po' in ritardo così così almeno vediamo cosa c'è dentro perché
Anche io non vedo l'ora, però stiamo appunto aspettando Maurizio, così almeno le apriamo tutti assieme e via, perché siamo andati un po' così per le lunghe, e perciò aspettiamo ormai Maurizio, che è tardi, sono quasi le 6, non è ancora arrivato perché comunque con questa neve, perché ha nevicato ancora, non dico tutto il pomeriggio, ma quasi, metà pomeriggio è sicuro, quindi ci ha messo un po' di più a tornare a casa, ecco. E niente, comunque adesso faccio cuocere questo e dopo apriamo i calendari della mensa. Ma è buonissima! Ah, sa di pesca! Una sniffatrice seriale di polvere di pesca di Too Faced. Oggi che proprio. Oggi che. Oh, ce l'ho fatta! Oh! Oggi che non ce la metti. Oh, è vero! Apertura dei calendari, li abbiamo messi tutti qui. Iniziano Sabrina e Giada con la casellina numero 4. Cosa c'è? Due elastici azzurri. Molto carini, no? Così potete legarvi i capelli. Vediamo di non perderli. Dai, via, sotto qualcun altro. Io, dai, proviamo se stava così. Vediamo se c'è ancora l'omino di pan di Andiamo a zenzero. sentire. Sì, tu prendi. Giorgia adesso ci fa vedere Ma quest'oggi già che cosa sono trova. cioccolatini senza Oh, glutine. è Oh, è cambiato! diverso, non è di nuovo l'omino pan di Vieni, zenzero. menta. Cos'è? Manu, Giorgia, vedi che io Non devo far vedere tu. capisco che No, cos'è. scusa. Una caramella. Ah, 15, 12, 20 un 22. Tre. Ah, certo. 18, 19. Quattro è qui, e qui il quattro, già. Qua, visto che tanto tutti ce l'abbiamo Vieni uguale. giù. Oh, ho detto, dato che era diverso il cioccolatino, tu li mangi sempre nel pomeriggio, non me lo potevi dare. Minchia, mi Papà. sei stata a sentire. È Amore. diverso. Sì, è sì. Ma E sì, ma loro ce tamburo. l'hanno mai. Shh, canta un crisma. Bello, adesso mangiatelo. Consunta un Adesso quattro. Il tuo. Sabrina apre la candela. Ok. Questi qua mettete, dateli a Manuel che li mette sul divano. Diamo la pagnella. Buonissimo. Vai, Mamma. Manuel. Scelgo te. Vediamo cosa c'è nel 4 delle candele. C'è tutto Vai, l'altro. Sabrui. Quella che avevo fatto io. Ora ve li siete ciucciati È tutti. bianca. Nusa. Ha la vaniglia. Come Tanto che non serve l'uno. nemmeno. Io ora Come l'uno. non annuso. Come Sì, l'uno. è vaniglia Non come lo l'uno. naso. Ok, allora la mettiamo poi a posto. Quello lì della Adesso. mamma, quello lì della mamma. Ma No, quello di Dorsè. prima papà. Vieni, mettere sul Papà. divano. Prendete coso, Goculi. Dai, vai, padre. Ma che cosa? Vai, Ma già il Dad. 4. Sì. Na 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 na. Ma fa attento che non Stava spingere il di chi personaggio c'è? in fondo. Spingere. Spendere. Però papà Si vede! non fa mai le battaglie. Beh, ci mancherebbe. Quarantone. 42. Quasi 43. Qua nonna. Oh, questo è Vegeta. Oh my god, c'è Mario! Vegeta, sì, Vegeta però. Scimmione! Ah, no, Vegeta allora no. scimmi capoccione. Faccelo vedere, mettilo lì. Ma scusa, ma perché Dai, Scimmione è battaglie, grande? È caduto. Ah, troppa capoccia, troppo intelligente. È troppo Tong. Tong. Ma perché muovi il tavolo? la tengo È io. caduto. È bello, Oh, deve starci. vabbè. Non posso più Non ci finire. sta, È troppo guarda. Ok, adesso guardiamo nel 4 del tè cosa abbiamo. Giara tira fuori la bustina. Allora, se ce la faccio. Brava. Adesso Sabrina gira e va a cercare il 4 e ci dice che gusto è oggi. Ok, oggi ce l'abbiamo al Già scritto. tè verde jasmine, c'è scritto. Jasmine, ciao. Boh.
Tè verde però in teoria. Sì, sarà tè quindi verde. Buono, buono. Bene. Mamma, perché non gli fai vedere i ragazzi la finestra che ho? No. Sì, fagliela vedere. Caduto un dentino, Giorgiana. Va bene. Abbiamo il 4, il tè, quindi è al tè verde, il tè verde. E adesso apriamo il 4 di Yves Rocher. Che dobbiamo trovarlo. Dai. Dai, sei pesante. Sì. Vediamo se Manuel ti vuole prendere. Vuoi andare da Manuel? Vai da Manuel. Brava. 4. Dai, tirala fuori. Vediamo. Ok. Allora. Dai, tu la tiri fuori, Giada la apre. Grazie. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Se ci sono solo shampoo e miele. Sembra un po' una crema. Vediamo è un po'. Una crema. È quella che piace tanto a me, la Hydra Vegetal, che bello, sono felicissima. Oh, questa qui è quella che vi ho consigliato l'altra volta, che ho provato anche la prima volta con voi. Questa qui è fantastica, veramente. Si chiama Hydra perché idrata, è fantastica, fantastica. Adesso benissimo. Quello che ha fatto la mamma. Adesso manca solo più questo, un attimino arriviamo. Ecco, andate, aprite. Momento piano. Cavolo, non ho le unghie, non ce la faccio. Vediamo un po' se c'è. Ma no, ma spero che sia. È difficile. Io ho già finito, non la devo neanche fare. Papà, dammela subito. Papà. Ma tu potresti. Ma non devo nemmeno fare. Dammela. No. Da uno capire se non lo devo nemmeno fare. Non lo devo nemmeno fare. Bravi, siete stati velocissimi oggi. Perché? Io bianchi lo devo tutti. Fare. Perché chi è qui il maestro, il mastro del no, pixel no, ma guardate art. Gabriele che cosa da fare. Perché Gabriele lui è il mastro del pixel. Posso mangiare questo? I cioccolati. Ma che schifo. Dai, mamma, è vero che se Gabriele non dà un cioccolatino papà Gabriele muore. Non mi piace, ragazzi. Subito. Ragazzi, non mi piace. Questo è questo non lo so. Ah, e questo vale. Nemmeno, ma questo qua non mi piace. Bravo. E ho le mezza troppo forte. Ma sì, che buona, ti disinfetta bene la gola. Non te le do, non te le do. Super buono. Quello lì è il pistacchio, me ne fai dare un morso per piacere. No. Dai, lo prendo. Guardate ragazzi, è ripieno. Dai, mordi. Vabbè. Dai, adesso fanno il pixel art e poi vi facciamo vedere a che punto siamo arrivati. Perché mamma? Qua erano bianchi e in pratica non hanno fatto niente. L'unico quadratino da colorare era questo, quello lì che ha colorato Gabriele. E niente, quindi adesso siamo a questo punto qui. E vediamo la prossima volta, comunque in pratica il disegno finirà qui, quindi sarà comunque abbastanza grande, all'incirca un metro per un metro. E poi quando ne avrò tre che sono in fila, taglio, non lascio questo spazio così pendolante, ma lo taglio a filo. Cioè sarebbe stato meglio il cartoncino, però mi sono dimenticata di prenderla, perciò ci arrangiamo così. Comunque, essendo foglio e foglio, già è più spesso, perciò va bene. E niente, mi piace che sia anche non tutto verde, cioè il verde è sempre lo stesso, solamente che la mano è diversa. Tipo questo ha colorato Giorgia, lì ha colorato Giada, e quindi almeno cioè, si vede un pochettino la differenza che... Diciamo non ha colorato solo la stessa mano, insomma. E niente, adesso vado a finire di preparare la cena. Allora, io adesso mi metto a fare gli involtini, così almeno mangiamo, i bambini ora prepareranno il tavolo. Io qui c'è un casino che stasera dobbiamo sistemare. Domani mattina viene l'idraulico perché è di nuovo uscita l'acqua da sotto il lavandino. Oggi, dopo che abbiamo fatto andare la lavatrice, e sta continuando, quindi domani mattina Maurizio ha chiamato, domani mattina viene di nuovo l'idraulico che dovrà spaccare, e quindi per quanto riguarda questo cercherà di mettercelo a posto sperando che non dobbiamo spaccare tutto il bagno. E poi vediamo, comunque vi terrò aggiornati su quello, anche sul discorso che facevo stamattina, vi terrò aggiornati sui vari sviluppi.
Ovviamente, perché comunque venendoci tutti i giorni, poi mi fa piacere condividere queste cose con voi. Ovviamente, magari non si va troppo nel privato, troppo nel personale, troppo nei dettagli, però comunque sicuramente vi tengo aggiornati. E poi c'è una novità che però voglio dire, in realtà non è una grossa novità perché l'avevo già fatta, non mi ricordo se ne avevo parlato qui nel canale. Mi sembra di no, perché forse non facevo ancora video su YouTube. Comunque, molto tempo fa avevo conosciuto un'agenda, ma non è un'agenda personale dove scrivere le cose, ma è un, si chiama Bullet Journal, che ti serve appunto un bollettino giornaliero dove scrivere le cose che devi fare, tenere gli impegni e poi tante altre cose che tu vuoi tenere tracciate nel tempo per andare a vedere, passate, future, eccetera, eccetera. E guardando un po' i video di Cristiano, Issima 91, e poi l'ha fatto anche Robertina, e poi sono andata a vedere altri video, mi è venuta voglia, mi sono già fatta anche un elenco, mi è venuta voglia appunto di questo bullet journal, di rifarlo anche io da gennaio, quindi a metà dicembre, così, ecco, questo qua forse sarà il mio regalo di Natale. Oltre al calendario dell'avvento, una cosa piccolina, questo bullet journal, ne ho visto uno molto carino su Amazon, che quando ordino e poi mi arriva vi faccio vedere. E quindi penso che poi lo faremo insieme, vi farò vedere come lo decorerò, le pagine che metterò, e tanto di cose sensibili sicuramente lì non ce ne andranno. Poi per dati sensibili, no? Poi per quanto riguarda invece le spese, di tenere traccia delle spese che facciamo durante l'anno, allora io ho un'agenda che quest'anno sono riuscita ad utilizzare tutto l'anno, quindi su quello sono stata costante e sono contenta, dove ogni mese, scusate, vado solo a segnare le spese fisse che abbiamo e faccio il totale. E man mano che le pago me le segno con una X. Se capita che rimaniamo indietro con qualche bolletta, prendo una pagina, le segno, segno tutte lì, magari di varie cose, magari spazzatura, mi sono arrivate delle cose da pagare, eccetera. Comunque segno tutto lì, poi mano a mano ogni mese ne infilo una da qualche parte e la vado a cancellare. Così almeno so che quella lì l'ho pagata. E questo qua lo uso per le spese che abbiamo fisse, così almeno ogni mese, me lo faccio sempre molto prima, so già quello che spendo, cioè tipo non so, a metà adesso praticamente ho già fatto quello di dicembre e quindi io so già che quando arriverà lo stipendio di dicembre, quello che dovrò andare a pagare. E con questa cosa qui sono felice di avere l'app della banca perché così non devo nemmeno uscire, infatti con i concorsi adesso sono ferma perché se per caso ne faccio uno che poi devo andare in posta a spedire non mi va perché appunto Pia preferisco non portarla fuori vista la situazione e io anche preferisco non uscire molto visto comunque che Gabriele è molto cagionevole e visto che comunque c'è già Maurizio che rischia di portarlo in casa se evito di andare in giro io cioè rischiare di portarlo in casa anche io è meglio e niente, quindi praticamente per quelli lì uso quella e poi ho trovato un'agendina che avevo comprato 2 o 3 anni fa. Un attimo. E dicevo appunto, per un altro appunto che avevo comprato 2 o 3 anni fa con i gattini, che è per segnare le spese mensili. Perché su quello lì sono un po', cioè se vado a fare la spesa, cioè tipo non so, oggi come ve la spiego? Sono andata al supermercato, ho speso questo. Sono andata dal giornalaio, ho speso questo. Vedere nel mese quanti soldi si spendono per ogni categoria, in quale si può magari stringere un po' perché magari uno non se ne rende conto. Io direi che più di così non è che posso stringere. Però con questa cosa che vi dicevo stamattina, ecco, sicuramente dovrò. Cioè, non è che ci mettiamo e non viviamo più, no. Però, ecco, magari devo, non so, per esempio, da Yves Rocher, se adesso magari uno o due prodottini li prendevo, anche un po' di più, 3 a 4, e magari ne prendo 0. Quindi, queste cose qua che sono piccoline, però che poi tutte quante messe insieme, qui mi è uscita una cosa, una postolina.
che tutte quante messe assieme poi comunque fanno. E quindi ovviamente le bambine fanno sport, quello lì non glielo alleviamo, se quando potranno rifarlo. E, però per il resto, ecco, magari si dovrà cambiare un attimino qualche cosa, perché comunque dobbiamo affrontare delle spese non indifferenti, quindi ci va un po', diciamo, la collaborazione di tutti. Io sto cercando in qualche modo di aiutare Maurizio nel guadagno per aiutarlo comunque a mantenere la famiglia e tutto quanto. Ma mi sembra che cioè, ci va un po', ecco, bisogna ingranare. E per quanto riguarda invece risparmiare, ecco, sulla spesa cerchiamo di risparmiare ma mangiando sano, perché come vi ho fatto vedere, uno può comprare tantissime cose al di sotto di 1 euro, ma poi non sono proprio proprio sanissime. Di conseguenza io vorrei che i bambini mangiassero in modo sano e avessero anche una vita abbastanza sana, quindi con lo sport, movimento, anche il fatto di aver smesso di fumare. Quest'anno sono 3 anni e già il fatto di aver smesso di fumare per me è un grosso traguardo, è proprio fatto per loro, perché la loro salute, ovviamente la mia, ma la loro salute è importantissima. E se io fumo, loro vedendo che io fumo inizieranno a fumare. E io non voglio questo. E poi magari inizieranno a fumare anche se non fumo, però almeno non li ho incentivati io, ecco. E poi perché comunque era ora di smetterla, insomma. So benissimo, veramente sto benissimo. E niente, quindi adesso vado, io vi saluto, il video finisce qua. Spero che questo vlogmas vi sia piaciuto. Scusate per questa chiacchiera finale lunghissima. E ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao!